Cari amici del canale, ben ritrovati per il tutorial in chiave balneare da piscina fuori terra. Fa caldo. E qual miglior ristoro che una bella fontanella come questa Intex da gestire con la pompa principale mediante sdoppiatori piuttosto che come farò io dedicandogli la pompa di serie della piscina, la 549x274x1,32, la 26356 NP. È la Intex 28089, una cascatella spruzzatore senza batterie, poiché ha un generatore mosso dall'acqua, una rotante che genera energia sufficiente per alimentare i LED bianco, blu, verde, rosso. Andiamola a vedere assieme. Qui troviamo le istruzioni anche in italiano, è molto semplice. Questo è l'adattatore, qui c'è l'attacco, vedete, da 38 che va alla cascatella e qui potrete mettere il corrugato per usi idraulici piuttosto che altri. È tutto molto semplice, anche intuitivo, ci sono le istruzioni, ma vedete che, eccola, questa è illuminata, c'è la fessura dove uscirà l'acqua e questo è l'attacco, vedete, questo il collettore da 38, ma io credo che metterò direttamente il tubo che viene dalla pompa, non ho bisogno di riduttori. Userò la 4500 litri. Allora, lei funziona con un range, perché molti dicono non si illumina bene oppure il getto non è così forte. Dipende dalla pompa, sia l'intensità luminosa che la luce. È prevista una portata oraria minima di 3785 litri ora e una massima di 11355 litri ora. Praticamente tutte le pompe sabbia previste per le dimensioni delle nostre fuori terra steel frame. Ecco, attenzione, vedete, l'attacco è per i tubi, per i longheroni, è compatibile con tutte le PVC con telaio in acciaio, ma non va bene per le wood, le grafite e tutte le altre che hanno il bordo non circolare. Per il resto, o rotonde o rettangolari, andrà bene su tutte quante. Andiamo ad installarlo. Bene. Allora, io ho provveduto ad installare la fontanella, vedete, con i tubi da 38. Attenzione che lì c'è da aprire una valvola, perché altrimenti, come esce dalla scatola, è chiusa. È lì proprio dove c'è la filettatura del tubo ed ecco la pompa, vedete, qui collegata a debita distanza. Comunque è protetta sotto differenziale dedicato che entra in azione a 10 mA anziché le 30 del differenziale della rete domestica. Qui facciamo defluire aria, ecco, e non facciamo altro che avviare il...
Qui l'acqua in esubero viene comunque ributtata. Ah, sì. In vasca. Signora, lo spruzzatore è sin troppo esuberante per piscine come questa che è una 549x274. La dinamo, il generatore, fornisce una tensione di 6 volt con un assorbimento di 500 milliwatt, mezzo watt. La sera crea la sua bella atmosfera, un gadget economico alla portata di tutti. Lo potete orientare l'alzo del, ecco, se magari deborda, schizza troppo dalle parti, potreste abbassarlo un pochetto. Molto bene, signori, questo ed altri tutorial li trovate nel mio gruppo Facebook Piscine Fuori Terra Tutorial e Consigli Pratici. Da quest'anno anche kit interrabili, purché venduti dalla grande distribuzione e subito pronti, a parte il muro di contenimento, una volta fuori dalla scatola. Buona estate, buoni bagni, un saluto da Piero la Terza Sprovieri. Ciao ciao!